ragazzi, eccoci qui in un nuovo video sulla Raytheon King Corporation Game Dev Tycoon. Ragazzi, si ricomincia il livello dopo che siamo andati in bancarotta, purtroppo. E si ritorna con Story of Camelot, che sta avendo grande successo. E intanto, vabbè, Industry Report, New Research, Marketing. E vabbè, iniziamo subito, ragazzi. Cioè, il nostro... vediamo cosa sta completando. Non mi ricordo per bene cosa stava finendo. Target Audience. No, ok, iniziamo subito, ragazzi. Andiamo su Train per avere Staff Management, perché vogliamo delle persone che lavorino con noi, perché abbiamo bisogno di farci soldi, abbiamo bisogno di creare videogiochi migliori, e al momento dobbiamo puntare tutto su ciò. Ok, quindi vediamo di darci una mossa. Story of Camelot, sì, ci ha fatto guadagnare tanti soldi, l'abbiamo visto e lo stiamo rivedendo. Quindi dobbiamo avere un po' di successo, in senso, no, successo, un po' di fortuna, ragazzi. Ok, abbiamo completato il nostro. Ok, adesso possiamo creare, cioè, portare da noi qualcuno, tipo con il Complex Algorithm. Ok, sì, senza tanto spendere tanto. Andiamo in research, andrei su New Topic, ragazzi, per vedere un po' qualcosa di nuovo. Ok, Alternative History. Andiamo in research. Sì, perché dovremmo creare poi un nostro nuovo... come si dice? Un nostro nuovo... motore di gioco. Ok, intanto vediamo. 106, 293... oppure 152, 243, paghiamo 1.18.000, 1.21.000, sono entrambi livello 22. Beh, molto più di questo, perché abbiamo speed research molto più alto, quindi higher. Dennis, che paghiamo anche di meno, lo paghiamo. Medium Games, ottimo. Intanto lui dovrà allenarsi in staff welcome training. Ok, dai, muoviti, che ci servi. Ok, magari fill position. Ragazzi, andiamo subito, vogliamo tante persone. Andiamo questa volta magari in game demo. Sì, sempre il meno possibile, vogliamo spendere. Dai, dobbiamo creare la nostra società. Dobbiamo puntare subito alla grande. 68, 131 o 234, 165. Beh, lui è scarso più di tanto. Però paghiamo 11.000, può migliorare, dai, può migliorare. Muoviti, allenati subito sullo Staff Welcome Training, dai. Ok, noi intanto continuiamo, magari sempre con Research. Vogliamo il Marketing, ragazzi, ci serve... ah, non possiamo. Casual Games, Joystick... ah, attenzione, non abbiamo ancora il Joystick. Quindi, vediamo di muoverci. Intanto Industry News. Sì, va benissimo, sta per uscire il nuovo Gamepad, potremmo chiamarlo, non lo so. Intanto andiamo un attimo su Game History. Gli ultimi giochi che stavamo facendo erano tutti su TES. Ecco, volevo un attimo vedere cosa stavamo facendo. Poi c'erano quelli per il vecchio PC, che adesso non c'è più. Va benissimo. Possiamo vedere un po' cosa fare. Car VC Bike, che non ha avuto successo, infatti 5,25. E poi abbiamo avuto il vantaggio dello Story of Camelot, che ci ha fatto guadagnare veramente tantissimo. Pensate che l'abbiamo pagato 76.000 per svilupparlo, e ne abbiamo avuto profitti di 2 milioni addirittura. Eh sì, ci ha fatto guadagnare tanto. Dai, vediamo di muoverci. Te cosa fai? Vai subito in research anche tu. 22.000. Possiamo provare a fare... Vai con il Medium Game. Vai, start research. Tanto dovremo iniziare a sviluppare il nostro primo videogioco. Quindi vediamo di muoverci. A parte che i nostri... non sta molto bene il nostro amico qui. Ok, 12.000. Non stiamo guadagnando niente. Ecco qua, la ricerca che mi serviva attualmente, il mouse. Intanto direi di sviluppare un videogioco subito, ragazzi. Intanto vai, develop new game, pick engine. Ok, abbiamo solo l'RK engine version 1. Scegliamo la piattaforma, andiamo di nuovo sul TES. Genere, possiamo fare un adventure magari, perché abbiamo sbloccato Alternative History e possiamo chiamarlo, non lo so, qualcosa di alternativo. Victorian's Age. Ok, l'età vittoriana. Andiamo su gioco che sarà per everyone, senza tanti problemi. Ok, già 60.000. Andiamo con la 2D Graphic Version 2. Ok, abbiamo fatto molti errori, questo lo sappiamo, e per questo dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto vari errori nel corso della storia. Intanto un contract work.
Sì, vabbè, al momento non ci interessa, poi vediamo. Dobbiamo anche sviluppare videogiochi in modo da guadagnarci qualcosa di soldi. Intanto, contratti pubblici, ok, già li abbiamo visti, quindi dai, saltiamo tutto subito, magari poi ve lo rileggete. Ok, andiamo, vai, vedete di muovervi anche voi, sviluppiamo questo gioco. Intanto non ci interessa questo nuovo tipo di console, intelligenza artificiale, dialoghi, sì, perché siamo su storia alternativa. È 3-2, non è un bel gioco, dai, muoviamoci, muoviamoci ragazzi. No, non tutto è lo search, dobbiamo andare su design e technology, dai. Ok ragazzi, sì, sarà un pessimo gioco, non so perché. Loro attualmente stanno sviluppando solo il research, mentre io sto sviluppando il resto. Ecco, 13-9 è già un gioco pessimo, purtroppo. Vediamo un pochino, no, cioè mi vai a mettere il bug. Ok, dai, facciamo finish, 14-10. Sì, investiamo 50.000 nella sicurezza, siamo costretti. Ok, vediamo un pochino, 14-10, naturalmente è un pessimo gioco. Però dai, lo rilasciamo lo stesso. Ok, sì, perché dobbiamo lavorare. Ok, prima cosa sul mouse dobbiamo svilupparci, perché voglio passare al computer. Te invece vai in research sulla parte marketing, non possiamo, quindi te ne vai sul 3D, perché voglio il 3D. Mentre te puoi fare research level editor. Dai, proviamo così. Vediamo un po' cosa ne esce, perché dobbiamo fare il nuovo motore di gioco. Ecco qui, intanto pessimo gioco, bad, cattivo. Oh, attenzione, un 3-4, meh, che è un'esclamazione. Poi vediamo, 3 disappointing, ok, non mi ricordo cosa significa, comunque pessimo gioco, waste of time. Sì, perché attualmente stiamo producendo pessimi giochi per colpa che non abbiamo le tecnologie più sviluppate, quelle che ci interessano. Intanto fra 2 mesi G64 va fuori mercato. Ok, level editor, completiamo anche il resto, vediamo un pochino. Perfetto, possiamo dire? Finito? Ok, subito subito ragazzi, create custom engine. Ok, mettiamoci anche il 3D graphic version 1, il simple custom scene, poi mouse, il joystick, lo steering wheel, il better dialogues, level editor e l'open world. Ok, quindi verrà un signor, cioè potremo fare giochi migliori, perché naturalmente non avendo tutto ciò non usciranno mai dei giochi eccezionali. Ok, quindi RK Engine, ok, abbiamo scritto bene, version 2.0, eccolo qua. Andiamolo a creare, l'importante era mettere il mouse al momento, perché voglio sviluppare giochi per computer, perché le attuali console non saranno quelle che ci interesseranno, come possiamo ben vedere. Sì, perché non voglio svilupparmi sui Game Boy, anche se avranno tanto successo, ma non voglio svilupparmi su quelli là. Voglio svilupparmi molto di più su altre parti. Intanto stiamo spendendo tantissimi soldi, anche perché non abbiamo venduto molte unità con Victorian's Age, anche perché naturalmente non avendo nulla di interessante il gioco non è piaciuto. Ok, tanto completato, sì, non abbiamo guadagnato nulla, abbiamo più speso soldi che altro. E andiamo subito in develop new game, subito subito, un game medium. Ok, pick topic, possiamo fare un altro alternative history? No, magari andiamo sul racing, ragazzi, sì. Pick genre, simulation, pick platform, sui vecchi PC, ragazzi, 16%, abbiamo il 29% sul gambling, ma non voglio andare sul gambling. Ok, proviamo sul PC, ragazzi, naturalmente l'RK Engine version 2, e lo chiamiamo auto, non lo so ragazzi, non avete dato nomi buoni, ok, perché non mi vengono in mente. Ok, auto favolose, non lo so, giusto per dargli un nome. Ok, auto favolose, next, gli diamo la prima 3D graphic, ok, la prima grafica 3D. Iniziamo subito, ragazzi, cercate di darmi una mano però. Ok, story quest 0, tutto gameplay ci serve, l'engine più o meno così. Niente linear story, anche se possiamo mettercelo, però è una stupidaggine. Gamepad no, ci vuole il mouse e lo steering wheel, anche il joystick.
Dai, mettiamoci tutto, anche se effettivamente non serve, soprattutto la storia. Magari delle semplici cutscene, sì, save game, sì. Usiamo tutto, magari ce l'attaccano in qualche modo. Ok, mettiamo noi a lavorare sulla parte del gameplay, sicuramente. Poi mettiamo sulla parte tecnologica, l'engine, il cast of scene di qua. Vediamo un poco. Va benissimo, dai, vediamo cosa ne esce. Un gioco di guida. Vediamo di gara, vediamo 3-5. Dai, cercate di darmi una mano, ragazzi. Dai, dai, un bel gioco, vediamo. 19, già stiamo bene, i dialoghi non ci saranno, cioè molta intelligenza artificiale vogliamo. Vediamo, sulla parte dell'intelligenza artificiale possiamo metterci lui, il livello design te, e Raton King, vabbè, sulla parte dialoghi, better dialoghi migliori, va benissimo, e anche il livello, cioè, sì, editor, il livello editor. Ok, vediamo un po' cosa ne esce, dai ragazzi, dai, non bevete il caffè ogni 5 secondi. Andiamo con questi punti, cioè mi danno molti punti research che a me non interessano al momento. World design, ok, facciamolo anche open world, magari questo bellissimo gioco di auto favolose. Dai, intanto mettiamo sulla parte del world design al nostro John Russell, io su graphic e lui su sound. Ok, sì, siamo 101-99. Va benissimo, intanto market analysis. Giochi di simulazione sono i più apprezzati al momento. Giochi più popolari sono quelli di simulazione. E noi andiamo su quelli di simulazione, non vi preoccupate. Ok, vediamo. Oh, attenzione, stiamo sviluppando un po' meglio. Dai, 21-29 e 21-31. Stiamo sviluppando di meglio. 22, oh, attenzione, aspettiamo ancora un pochino, perché sta uscendo un gioco favoloso. 23-33, 23-34. Facciamo finish. Ok, auto favolosi sarà un gioco che piacerà molto. Penso di sì. Ok, quindi cerchiamo di sviluppare giochi per simulazione. Ok, naturalmente esce sempre qualcosa di nuovo. Find publish deal, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Voi, vediamo, abbiamo detto giochi di simulazione. Vediamo se ce n'è qualcuno di simulazione in zona, così vediamo. Ci pagheranno 75.000 per un gioco di any topic, any genre, basta che sia sul TES. Ma non voglio andare a sviluppare così, dai, no. Non è per me, dobbiamo svilupparli noi. Ok, medium. Poi lo facciamo, non lo so, sports, di nuovo, quindi andiamo di nuovo su simulazione. Sviluppiamo sempre per i nuovi PC che stanno salendo sul mercato. Poi andiamo sempre sull'RK e lo chiamiamo come il gioco per The Sims 4, sport incredibili, incredibili. Ok, sempre medium per everyone, questo gioco sarà sport simulazione. Ok, sempre con la nuova grafica 3D. Ok, ah, la banca dice che se scendiamo sotto i 200.000 andiamo in fallimento. Ok, quindi dobbiamo aspettare cosa ne pensano del nostro nuovo gioco, ovvero auto favolose. E sembra che sia un successo, ragazzi. 9-9, iniziamo subito con un gioco che ci potrà portare grande fortuna nella parte dei guadagni economici. Ok, 9-8-7, andiamo su 9, grazie, molto gentile. No, oh, attenzione, se ne stava scendendo di nuovo. Eh sì, un'ottima valutazione, ci faranno guadagnare veramente tanto. Ok, vediamo subito. Si tratta di un'altra simulazione, quindi proseguiamo come l'altro. Ok, andiamo su ok. Vai, vai, oh, quante copie ci fa guadagnare, ragazzi. E sì che ci fa guadagnare tanto. Sperando che quest'altro gioco di simulazione sia molto migliore. Come vedete, attenzione, già 12-9. Stanno lavorando veramente molto bene i nostri amici. I nostri ragazzi stanno lavorando tantissimo. Ok, iniziamo subito con 13-10, 13-11. Ok, non stiamo, questo secondo passo, questo secondo step non è andato molto bene. 15-19, poi world design, graphic, sound, ok, come prima sempre. Andiamo, rank 17, non molto bene, però abbiamo guadagnato abbastanza soldi. Dai, dai, andiamo con parecchi punti, perché 17-22 non ci basta. Abbiamo fatto un gioco favoloso prima, lo vogliamo anche adesso. Ecco, 24-27 non è proprio quello che vogliamo. Dai, buttiamoci qualcosina in più.
Dai, 24, 29. Dai, 24, 30, 25, 30. Intanto, oh, altra console, attenzione, la Vena butta un nuovo videogioco. Attenzione, ottimo. È stato annunciato e sul mercato a breve potremo vederlo. Ok, facciamo finish. 25, 30. Ok, non è un granché come quello di prima, ma speriamo sia un buon gioco. Intanto, incremento di salario, vabbè, perché è aumentato di livello. Day and night, ciclo di notte e giorno, perfetto. Andiamo subito sul research, facciamoci il marketing, che è importantissimo. No, devi ancora lavorare, amico mio. Andiamo sul research, cosa mi vuoi fare? Il ciclo notte e giorno voglio. Mentre te vai di nuovo sul research, anche te. E mi devi sbloccare la progressione dei personaggi. Dai, andiamo molto sulla ricerca. Tanto abbiamo guadagnato 1 milione grazie al nuovo gioco Auto Favolose. Vediamo intanto, no, sì, vediamo adesso in Sport Incredibili qualcosa guadagniamo. Vediamo, non è gioco grandissimo. Vediamo un 7, abbiamo visto. Cerchiamo qualcosa in più, 6. Ok, non è favoloso come l'altro. 7, 7, 7, dai, un altro 7, gentilmente, così appariamo a 6 e mezzo. Vediamo, 7, 7, perfetto, ottimo. Abbiamo guadagnato anche qualcosina di soldi. Intanto dobbiamo farli riposare un po' i nostri amici. Vediamo un pochino, 21.000, non è granché come gioco, lo possiamo ben vedere. Ok, magari possiamo intanto allenarci un po' noi. Vediamo un pochino, train. Dai, qualcosa che non ci faccia perdere. No, non possiamo fare nulla. Magari in research possiamo. Nuovo topic. Legge, hunting, cacciatore. Dai, andiamo un po' a giochi di caccia. Il ciclo notte e giorno. Vattene in vacanza. Ok, così migliora la barra. Te cerca di completare qualcosina. Intanto, se sviluppiamo un gioco in questo momento, non credo uscirà nulla di granché. Tanto ho rilasciata una nuova console. Vediamo un pochino. Te finisci. Va benissimo, ottimo. Vattene in vacanza. Dai ragazzi, proviamo un nuovo videogioco. Oppure Find Contract Work. Ok, abbiamo tipo 7 settimane, 39.000, 32.000. Proviamo Game Art. Dai, completiamolo, 21.18. Mentre aspettiamo, giusto per guadagnare qualcosa di soldi. Abbiamo 7 settimane a disposizione, quindi sono abbastanza. Vediamo, ci pagherà a breve. Ok, completiamo qualche altro. Ok, 39.000, perfetto, grazie. Ok, possiamo sviluppare un nuovo videogioco? Sì, subito, dai, andiamo su qualcos'altro. Gioco medium, dai, mature. Vogliamo un gioco militare questa volta. Andiamo su action per forza. Pick platform. Vediamo un po' cosa si è andato a sviluppare sul mercato. Computer a 14.9. Gaming, vabbè, comanda al momento. Magari possiamo fare i primi videogiochi su Vena Oasis. Ok, dai, paghiamo 100.000. Lo facciamo lì con l'RK Engine Version 2. E lo chiamiamo La Guerra dei 100 anni. Ok, non possiamo fare la guerra delle due rose. Ok, non c'entra. Ok, sì, sono guerre che esistevano. La guerra di UK, non lo so, del Regno Unito, che non ci azzecca niente. Magari del UK, del Regno Unito. Ok, vediamo un po' giusto cosa riusciamo a fare. Sì, voglio sempre il 3D graphic version 1, anche se costa di meno. Possiamo fare qualcosa di molto bello sicuramente. Ok, iniziamo subito. Gameplay engine. Ma sì, mettiamoci anche la linear story. Poi magari poi su story quest va dato qualcosina. Vediamo un pochino. Giusto per il 100. Perfetto. Poi gameplay engine direi di lasciare tutto così. Dai, andiamo a sviluppare quindi la guerra del UK Media Inquire. Ok, lasciamo un'intervista. Perfetto, sì. Ok, scusate se inizio a non leggere più, perché io effettivamente il gioco già l'ho finito e già conosco tutto. Quindi salto come sto.
Ok, comunque ci qualcosa di bello ci hanno detto. Addirittura ci hanno messo sul mercato Hype 2. Grazie, molto gentile. Grazie all'intervista che abbiamo rilasciato. 19. Sembra un gioco già magnifico solo da qui. Magari intelligenza artificiale va benissimo. Magari alziamo un po' i dialoghi. Dai. Level design. Giusto, ci andiamo a togliere un po' di intelligenza artificiale. Anche se ci piace molto quando il gioco è bello difficile. O almeno a me piacciono tanto quando sono difficili. Ok, 14-12. Dai, un po' di impegno. Dai, 17-16. Possiamo fare di più. Possiamo fare di più. Ve lo dico io, possiamo fare di più. Magari questa volta puntiamo di più sulla grafica e di meno sul world design. Sì, andiamo un po' sotto stress noi. Però dai, vogliamo un gioco magnifico, lo sappiamo. 21-23 non ci basta. Di più, di più, di più. 26, attenzione, è già un capolavoro, già lo vedo, capolavoro. La guerra del UK è un gioco magnifico. 28-31, mai fatto finora. 29-32. Oh, attenzione, bug in sport incredibili. Non credevo di aver lasciato dei bug. Sì, vabbè, è un gioco che non è piaciuto neanche per quei pochi che ci giocano, dai. Ok, attenzione, 31-33, la finiamo qua con live. Attenzione, bug nella guerra del UK. Va benissimo, attenzione, abbiamo lasciato un bug, un errore di gioco. Va benissimo, intanto qualcuno va pagato di più. Andiamo subito a sviluppare nuovi videogiochi senza perdere tempo. Andiamo su Alternative History, su genere Adventure, non lo voglio RPG. Sviluppiamo successivamente sempre in Vena Oasis, dai. Vediamo un po' se ci può portare fortuna questo gioco. Intanto possiamo chiamarlo, ad esempio, un gioco di Alternative History, tipo Assassin's Creed nell'attuale noi. E possiamo chiamare, cioè nel nostro mondo Assassin's Creed è una storia alternativa, che è un gioco assolutamente straordinario. Ok, possiamo chiamarlo, ragazzi. Vediamo un po'. La storia di Nerone. Dai, sperando che piaccia. Naturalmente. No, la morte di Nerone voglio. Dai, mi piace di più. Morte di Nerone. E magari lo facciamo anche mature, perché morte di Nerone sulla storia alternativa 3D. Quindi gli diamo un più 18. Vediamo un po' come va la guerra del UK sulla nuova console di Next Generation. E 5, ragazzi, attenzione, non è un pessimo gioco. Dai, vediamo un 6, giusto per guadagnare qualcosina di soldi. Magari ci esce anche il 7. Eh no, il 7 non ci esce, vero? Attenzione, poteva uscire. 5,75. Sì, era ben sviluppato, ma non è piaciuto molto. Ok, vogliamo story quest al massimo in questo caso, mantenendo sempre più o meno per bene il tutto. Ok, possiamo fare l'engine un po' al minimo. Cioè sarebbe solo save game, effettivamente posso tenerlo al minimo. Gameplay così, story quest lo vogliamo fatto bene. Dai, andiamo a sviluppare questo un po' meglio. Intanto abbiamo 376.000. Ricordiamoci che avevamo 2 milioni di cash, quindi ce ne siamo scesi davvero tanto. E vogliamo anche i dialoghi che siano molto belli. L'intelligenza artificiale è molto meno che il livello del design. Perfetto, andiamo a vedere un po' cosa ne esce questa volta su questo gioco di un po' diverso. Ok, non è piaciuto, vabbè, sport incredibili. Volevano una patch, ma non è mai uscita la patch. Sì, ma è un gioco assolutamente orrendo. Che patch dovevamo mai fare? Non è piaciuto a nessuno, a mai nessuno piacerà. E noi non lo facciamo. Intanto il world design lo vogliamo per bene, diminuiamo graphic. E Dennis Abbott dovrà lavorare anche a qualche altra parte, magari posto di John Russell. Va benissimo, dai, vediamo un po' cosa se ne esce questa volta. Ok, 21-14, 22-23-15. Ok, pessimo gioco. Vediamo un po', se ne escono tutti all'ultimo a tutto. 28-21, non è piaciuto ragazzi. 28-22, poi vediamo. Oh, attenzione, 30-23. Lasciamo com'è? Sì, dai, vediamo un po' di cosa si tratta di questo gioco.
Ok, va benissimo. Intanto ragazzi, non dimentichiamoci mai, come potete vedere, di sviluppare nuove ricerche. Infatti ce ne andiamo subito in research, vogliamo sempre le nuove la nuova grafica 3D, quindi andiamo subito in research. Intanto qua ci andiamo a fare e Dialogue 3. Non lo so, Casual Games, no, ci andiamo a fare Dialogue 3. Sì, è uno senza far niente. Poi no, andiamo quindi in New Topic, facciamo Pirate. Ok, vediamo un po' di cosa se ne parla. La morte di Nerone, se piace o meno. Ok, non mi piace la morte di Nerone, dai, qualcosa di meglio. Dai, no, un altro 6. Vediamo un po', forse la console che non piace. 6. Dai, un 7, gentilmente. Dai, 7, 7, 7, 7, 8, 7. Perfetto, grazie. E te vai sempre su TikTok, cioè nuovo topic, Life. Ok. Gioco sulla vita. Vediamo un po' cosa riusciamo a sviluppare questa volta. Dai, dai. Intanto, attenzione, la Nintendo, cioè la Nintendo, sviluppa qualcosa di nuovo. La prima console a 16 bit. Ricordiamoci che la PlayStation 1, la PlayStation 1, era la prima console a 32 bit, mi pare, perché poi 64, 120... No, forse era 16 bit la prima. Sì. Era la prima, era così. Ok, intanto andrei subito su Develop New Game, vediamo un pochino, sempre gioco medio, Pictopi. Possiamo sviluppare un gioco sulla vita, vediamo se possa piacere. Di tipo simulazione, lo sviluppiamo su PC però questa volta, vediamo se può piacere. Sì, questo qua sarebbe praticamente tipo The Sims, che è di simulazione, che vi piace tantissimo. E possiamo chiamarlo, vabbè, sì, sempre così, Sim Life lo chiamiamo, dai, Sim Life. Medio, cioè per everyone, il gioco va benissimo, sempre con la grafica 3D. Ok, andiamo a sviluppare questo nuovo videogioco. Eh sì, non l'abbiamo mai sviluppato, speriamo possa piacere. La story quest è il massimo, gameplay lo teniamo più o meno così, giocabile con praticamente tutto, anche con lo steering wheel che non so come ci giocano, e magari se ci sono le macchine si può fare. Ok, attenzione, Sim Life sembra un bel gioco. Ok, no, lo stiamo sviluppando in modo incredibile. 14-11, dialoghi per bene, vabbè, l'intelligenza artificiale non ci interessa, andiamo sul level design più che altro, andiamo a vedere, attenzione, forse un po' troppo. Ok, dai, i punti research mi servono in questo momento, quindi andate a svilupparli anche tanto. Ok, 19, 21, 15, ok, non è che ci stanno impegnando molto. World design e graphic. Intanto sound non lo stiamo neanche toccando, come potete ben vedere, perché non ci interessa. Intanto l'Aninvento lascia la sua nuova console, ottimo, ottimo. Però attentiamo ancora un po', siamo al settimo anno, quindi dovrebbe essere tipo il 1987 al momento. Ok, vediamo intanto, che cacchio di gioco che è uscito, Sim Life. Ma sarà tipo un gioco magnifico. Ok, vediamo intanto due bug, cercate di fixarli, grazie, molto gentile. 31-32. Ok, magari questo andava sviluppato sul mercato, dai. 32-32, dai, buttaci qualcos'altro. Dai, lasciamolo così. Va benissimo, vediamo cosa ne esce. Attenzione, stiamo migliorando un po' su tutti i fronti. Rilasciamo il gioco. Ok, miglioriamo anche il salario. Multiplayer, attenzione, ottimo. Andiamo, vediamo un po' il Find Publish Deal, cosa ci dice. Questo non ci interessa. Per la Ubersoft, sarebbe attuale Ubisoft, va benissimo. Ok, no, non c'è nessun contratto che ci soddisfi. Ok, andiamo di nuovo su Develop New Game, il nostro 17esimo gioco attuale. Volevo qualcosa di strategia, un fantasy di strategia, perché non l'abbiamo mai sviluppato fino ad oggi. Sì, ok, Pick Platform, possiamo sempre, vediamo, il Super Tesa, attenzione, che, beh, molto, cioè, rispetto al Vena, molto meglio. Però ricordiamoci che dovremmo pagare la licenza e quindi non lo faremo. Ok, andiamocene sempre sull'RK Engine. Fantasy Strategy per Everyone, un gioco medio naturalmente. E come lo possiamo chiamare?
Ok. È un gioco di strategia fantasy. Non lo so, wow, non mi viene in mente nulla, ragazzi. Mamma mia, per questo dovete scegliere voi i nomi, perché a me non mi viene in mente. Naturalmente nomi di giochi non esistenti, non mi ricordo chi di voi ha detto Hearthstone, io ci gioco a Hearthstone. La terra dei nani. Ok. Spero vi piaccia, la terra dei nani è bellissimo. Non mi ricordo, avevamo fatto già un gioco con i nani. Dai, next. Ok, sempre la nuova, la grafica 3D. Attenzione, iniziano a stancarsi. Speriamo in bene. Dai, Sim Life. Dai, l'abbiamo sviluppato per bene. Non puoi darmi un 5. Ce lo ama la gente, Sim Life. Attenzione, un 4. Stiamo andando in fallimento. Un 3. 5, 4, 3, 2, 1. Va bene. Attenzione, sta uscendo il 2. Eh sì, non è piaciuto Sim Life, ragazzi. Perché piace solo a me Sim Life? Attenzione, Strategy Fantasy, ma magari tutto gameplay ci sbattiamo questa volta. Ok, cioè Story Quest non è che più di tanto. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, ragazzi, dai. Dai, ragazzi, questa volta metteteci impegno, dai, la terra dei nani. Ok, infatti non stiamo andando, cioè non siamo entrati proprio sul mercato. E intanto direi di fare un po' di marketing. Cerchiamo di magazine e demos. No, dai, cerchiamo solamente sulle riviste. Hype 2, sperando che ci porta vantaggio. Tutto intelligenza artificiale. Magari anche un po' il level design. Va benissimo, dai, andiamo con l'hype 2. Vediamo un po' hype 3. Ok, ci porterà vantaggio questo, ragazzi. Cioè, sulla parte del mercato. Intanto, attenzione, una nuova compagnia. Ah, la Bonnie, ragazzi. Esce la Bonnie e ci interessa tantissimo la Bonnie, ragazzi. Ok, quindi una nuova console che entra in concorrenza con il Super TES. E della prima volta abbiamo il CD Drive, ovvero l'hard disk. Quindi dovremo poi sviluppare questa cosa? Mi sembra di no. Vediamo un pochino. Ok, quindi attenzione, perché sta per uscire una nuova console. Quindi il Play System, ragazzi, che sarebbe l'attuale PlayStation. E noi ci andremo a sviluppare lì, naturalmente. Graphic, magari facciamo un po' così. Te ne vai a lavorare qua. John Russell, Raton King, sì, super sfruttato. Ok, dai, andiamo, veloci. Vediamo un po' se ci porta vantaggio l'hype. Ok, ovvero sul mercato. Vediamo un po', un fantasy strategy, cioè un gioco di strategia non l'abbiamo mai fatto. Quindi vediamo un po' cosa ne uscirà. Ok, vediamo, ci servono tanti soldi, ragazzi, ci servono veramente tanti soldi, quindi dobbiamo farli. 30-32, attenzione, 30-33, dai, facciamo finish. Perfetto, vediamo un po' cosa ne esce. Ok, ragazzi, speriamo in bene. Cosa è successo? Ok, l'abbiamo messo sul mercato in modo che possiamo avere qualche vantaggio. Intanto sviluppiamo il multiplayer. Speriamo vada bene, ragazzi, speriamo in bene. Attenzione, sempre giochi da 5. No, non mi piacciono. Dai, mi serve un 6, un 7. Cioè, questi sono i voti che vogliamo. Cioè, non va bene, ragazzi. Non va bene per niente. No, perché sono giochi pessimi. E noi dobbiamo fare giochi come abbiamo fatti prima. Stand on vacation, va bene. Andatevene in vacanza. E direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Beh, ci vediamo al prossimo. Arrivederci.